Si alzano all'alba gli studenti pendolari che ogni mattina devono raggiungere l'Università di Teramo. Dovrebbero essere presenti a lezione alle 9, ma gli autobus delle due linee pubbliche che collegano la stazione ferroviaria a Costa e Sant'Agostino spesso non sono puntuali e quando lo sono arrivano già stracolmi di persone. Risultato: ritardi continui degli studenti alle lezioni e agli esami non giustificati dai professori. Così l'UDU, l'Unione degli Studenti Universitari di Teramo, ha deciso di scendere in piazza e protestare. Senza un servizio di trasporto efficiente, nessuno più si iscriverà all'Ateneo Teramano e senza studenti Teramo è destinata a morire. La vita di uno studente pendolare all'Università di Teramo, in università, è molto bella. Perché l'università offre tanto ed è buona e i professori sono ottimi. Il problema è l'arrivare in università, è questo il vero dilemma, perché per uno studente pendolare che già deve prendere il treno, svegliarsi la mattina all'alba per arrivare in orario alle 9 di mattina a lezione, deve poi dalla stazione prendere l'autobus Baltour per arrivare fino a Colle Parco. Alla manifestazione dell'UDU è intervenuta anche l'assessore comunale ai trasporti Stefania Di Padova, che ha promesso di aumentare le corse in direzione dell'università. Cosa risponde a questi ragazzi? Questi ragazzi non posso che rispondere con una soluzione tampone, che sicuramente non è quella migliore e auspicabile, ma è una soluzione che faremo in via sperimentale, che è quella di implementare delle corse negli orari di maggiore affluenza. Questo riguardano sia la linea 7 con dei bis che riguardano 5, su 5 orari nel corso della giornata, mattina e in prossimità dell'ora di pranzo, e due corse bis nel pomeriggio per quanto riguarda la linea 6. L'assessore dei trasporti però vi ha promesso che potenzierà le linee. Sì, è una promessa, però non deve rimanere tale, deve diventare reale, dobbiamo davvero ottenere qualcosa. Se rimane soltanto una promessa, come le ha detto, entro massimo gennaio per fatti burocratici, benissimo, se entro gennaio noi non otteniamo qualcosa, ma rimane aria fritta, perché per me una promessa è aria fritta, perché la conosciamo la politica, allora gli studenti ritorneranno un'altra volta qui e riparleremo un'altra volta con l'assessore. Una protesta legittima quella dell'UDU di Teramo sui trasporti. Gli studenti universitari che frequentano l'Ateneo Teramano non vogliono più attaccarsi al tram.